Bonjour à tous et bienvenue, on va rêver un peu. Benvenuti, vivremo un'incredibile avventura in questi tempi un po' cupi. Siamo saliti sul primissimo treno passeggeri che ha attraversato l'Africa da est a ovest e un documento eccezionale che vi invito a scoprire subito in Explore Angola. Al confine fra Congo e Angola, nell'estate 2019, si è realizzato un evento unico, l'arrivo della rotta tra i due oceani. La velocità media era fra 30 e 40 km all'ora, 15 giorni per completare 4.500 km. Abbiamo avuto il privilegio di salire a bordo per vivere la parte angolana di questo evento storico. Su questi vagoni, alcuni dei quali risalgono agli anni 40, ci sono turisti europei, dal Sudafrica e dagli Stati Uniti, un servizio a 5 stelle, i viaggiatori accolti come vere rockstar. Fico molto felice. Sono molto felice di vedere questo treno. Presentiamo la nostra cultura, la nostra tradizione. Ci piacciono i turisti e li ringraziamo molto per essere qui a condividere la nostra cultura con noi. Un'avventura anche per i dipendenti di questo treno, sudafricani, la maggior parte dei quali sta scoprendo l'Angola. Grazie Angola per averci accolto. Benvenuti, vi sentirete come a casa. Per la D dell'azienda, questa esperienza rimarrà impressa nella mente. Questo professionista appassionato ha fatto l'intero viaggio con i suoi clienti. E quando si fa il punto, inevitabilmente, vengono in mente nuove idee. Non vedo l'ora che la Namibia sia collegata via treno all'Angola. Ovviamente è un buon motivo per cui dovrebbe essere o potrebbe esserlo. E poi naturalmente vorremmo vedere questa linea collegata a Luanda in qualche modo. Missione compiuta, tanta emozione all'arrivo anche per i passeggeri. È stato fantastico, non ci aspettavamo tutto questo e le persone sono così accoglienti. Puoi capire che c'è molto potenziale turistico qui. Sono curiosa per il futuro. È stata un'avventura incredibile. Siamo onorati di farne parte. È stato fantastico e non riesco proprio a immaginare gli ostacoli che hanno dovuto superare per far funzionare tutto questo. E per molti di questi turisti questo viaggio è stato solo l'inizio, prima di scoprire le altre meraviglie dell'Angola. Un'avventura incredibile, questo primo viaggio tra Dar es Salaam e Lobito. L'amministratore delegato è con noi. L'abbiamo appena vista nel reportage. Cosa le è rimasto di quell'esperienza? Quando alla fine siamo entrati nel Lobito, possiamo dirle che ero felice, perché non vendo mai la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Abbiamo fatto diversi viaggi in cui siamo arrivati all'ultimo chilometro e poi qualcosa è andato storto. Quindi non potevo rilassarmi finché il treno non fosse arrivato in stazione. Questo servizio è stato realizzato nel luglio del 2019. La scorsa estate era previsto un secondo viaggio, è stato cancellato a causa del Covid. Siamo ottimisti e ci vediamo la prossima estate? Sì, avevamo il tutto esaurito per quei viaggi. Per noi quest'anno è stato davvero duro, visto che abbiamo dovuto cancellare i progetti. Davvero molto triste. Sono sicuro che per quei passeggeri che si erano prenotati per noi sono rimasti molto delusi. Ma c'è sempre il prossimo anno, giugno-luglio del prossimo anno. Siamo già con la testa all'edizione 2021, dunque grazie per essere stato con noi e grazie per aver passato questi pochi minuti a sognare viaggi, scoperte e avventure. A presto in Explore Angola.